Salve a tutti! Oggi facciamo un unboxing o no? Allora, io non sono il tipo da fare unboxing, non è mai stata una roba che mi interessava particolarmente e sono anni che brand X mi scrivono per email tipo: ciao, ti mandiamo questa roba, ok? Ciao, ti possiamo mandare questa roba? E io ogni volta dicevo no, 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 perché non volevo fare unboxing. Recentemente però mi è venuta in mente questa idea di fare unboxing di prodotti di cancelleria, penne, cose, eccetera, made in Italy, prodotte con le vostre manine. Ora, ho fatto un annuncio su Instagram, però poi mi sono disorganizzata, quindi non sono riuscita. Alcune cose ce le ho qua, a molte altre non sono riuscita a rispondere. E devo dire, per questo primo unboxing ci saranno sia cose che mi sono comprata io spontaneamente, sia cose che mi hanno mandato. E non sarà tutta roba made in Italy, c'è roba un po' varia. Però potrebbe essere un buon modo per far arrivare quest'idea a più persone. E magari il prossimo lo facciamo un po' più tematico, un po' più selettivo sulle attività belle che vi siete costruiti voi qua in Italia. E quindi io comincerei senza ulteriori indugi con questo pacchettino che era già aperto, perché è questo pacchettino che mi ha dato l'idea. Quindi devo dare il merito alle persone che mi hanno mandato queste due cosette qua. Il packaging è molto molto carino, minimale e simpatico. Ci sono dei truciolini di legno e sopra c'è scritto sostanza enjoy the trip. Poi abbiamo due belle confezioncine e una lettera scritta a mano, che dolcezza! Allora, all'interno di questi carinissimi pacchetti, che però come vedete sono stata brava perché ho aperto la scatola ma non i singoli pacchetti, quindi queste non le ho ancora viste. Vediamo se riesco a aprirle senza rompere niente. No, bisogna per forza tagliare. Mi piange il cuore, odio aprire pacchetti. Mi piace aprirli ma non mi piace aprirli irrimediabilmente. Da qua si può intravedere che qualsiasi cosa sia contenuta al suo interno è essenza di ciliegio. Oh oh, ma che bellezza! Oddio, sono emozionata e c'è il mio nome sopra, ragazzi! Che bello! Oh, guarda che bello! Allora, all'interno di questa piccola fialetta c'è una penna. E questa è una fialetta di vetro, eh? Che cura per il packaging. Stupendo! E per l'esattezza, questa matita è un portamine su cui è inciso il mio piccolo nomettino qua. Frog, ma che dolcezza! Oh, qui ce n'è un'altra, sempre ciliegio per Riccardo però. Il sistema è semplice ma anche molto ingegnoso. Questo anello tiene stretta la penna, facendo scorrere l'anello indietro si può accorciare, allungare, inserire la mina e poi rimettendo l'anello al proprio posto la mina si stringe e può iniziare a scrivere. Ciao Richard HTT e Fraffrog, come promesso ecco le vostre matite sostanza, ci abbiamo inciso sopra i vostri nomi per distinguerle. Trovate già montate due mine 2B da 2 mm, fatene buon uso, speriamo che vi aiutino a creare qualcosa di stupefacente. Alessia e Valeria, PS, la bustina di trucioli è solo un gadget per scherzare sul nome sostanza, non provate ad assumerli. Ebbene sì, a volte ci hanno chiesto se si potevano fumare. Grazie! Giuro, sarà una cosa che scatta nella mente dei fumatori, non fumando non ci ho neanche pensato. Vi metto qua sotto in descrizione il link di sostanza e la metterò qua, insieme alle mie penne. Prossimo pacco, vediamo, questo è imbustato molto al sicuro, speriamo di non fare casini. Ho sempre paura quando ci sono queste buste imbottite di arrivare persino a forare l'imbottitura e danneggiare il prodotto. Si sente un buonissimo odore. Credo che questa sia la prima volta nella vita che dico una cosa del genere quando apro un pacco, perché di solito quando io apro pacchi sento sempre odore di plasticaccia, roba sintetica e schifo, e stavolta sento proprio l'odore della pelle, che comunque c'è a chi piace e a me piace tanto, mi ricorda l'infanzia. Questo pacchettino ce lo manda la Legatoria L'Abbecedario e vediamo cosa c'è qua accuratamente imballato. È piccolo piccolo. L'avevo visti sul sito, ma dal vivo sono persino più belli, ragazzi. La Legatoria L'Abbecedario produce quaderni, agende, taccuini in cuoio. Questo è cuoio, prima l'ho chiamata pelle, ed è di un colore veramente straordinario. Io spero solo che il video possa rendere giustizia alla bellezza di questo piccolo taccuino. Vediamolo aperto. Ci tengo a far notare che le pagine, per di più, sono tutte quante cucite sulla copertina, non sono incollate. E qua in fondo abbiamo la firma della Legatoria. Io davvero non credo che il video potrà mai rendere giustizia alla bellezza e alla solidità che ha un'agendina così tenuta in mano. Gentile Francesca, come d'accordo intercorsi con mia figlia Maddalena, grazie Maddalena, le mando questo quaderno che è realizzato in cuoio tinto a tampone a mano e una carta in fibra di cotone ottima sia per il disegno che per la scrittura.
rilegatura. Nella rilegatura non viene usata colla, poiché la cucitura riprende la consuetudine medievale di poter recuperare la copertina e di conservare l'interno una volta ultimato. Non lo sapevo. Bellissimo. Si può dunque ricucire all'infinito diventando un fedele compagno e custode di immagini e pensieri. Cordiali saluti, Legatoria Artistica, l'Abbecedario. Anche il loro sito web lo potete trovare qua sotto in descrizione. Grazie veramente di cuore per questo pensiero, è bellissimo. Lo conserverò davvero con cura. E come al solito, quando hai in mano una cosa così bella, ti chiedi sempre se quello che riuscirai a scriverci all'interno potrà rendere giustizia al contenitore. È bellissimo il fatto che ci siano aziende qui in Italia che continuano a portare avanti queste tradizioni e il fatto a mano. Grazie veramente di cuore di questo bellissimo regalo. Poi qui abbiamo un altro pacco molto molto bello, con questo loghetto che non dimenticherete facilmente dopo questo unboxing. E sulla scatola c'è scritto The Origins Treasure, i tesori delle origini. Ma lo state vedendo? Ma lo state vedendo? Quelli erano i miei occhiali e non me ne frega niente. Nila colori, bellissimo bigliettino da visita. Ricordate il loghetto, non lo dimenticate. Io sono emozionata. Acquarelli extra fini fatti a mano in Italia. Guardate che belli. Ti direi un campionario dei colori. Io qui ho un aneddoto per Nila colori. Loro mi hanno scritto all'inizio di quest'anno, prima ancora che succedesse tutto il finimondo, e mi hanno detto: ti va se ti mandiamo qualcosa? Io sono andata sul loro sito web, ho visto cosa facevano, ho visto i loro acquarelli fatti a mano e gli ho detto: ragazzi, voi fate delle cose troppo belle perché io possa limitarmi a far vedere un vostro prodotto in un video. Io devo venire da voi, filmare una sorta di documentario, fare una cosa. Poi è arrivato marzo, c'è stato il lockdown e la cosa migliore che posso fare è proprio mostrare un loro prodotto in video. Quindi qui dentro c'è qualcosa di bello. Guardate che bellezza! Io sono incantata dalla bellezza di queste confezioni. È una scatoletta di metallo nera con sopra il logo Nila colori. Eccola qua, il classico foglio nel quale si possono provare gli acquerelli, e eccoli. Ora, io ne ho aperti di acquerelli, ma questi si vede proprio che sono fatti a mano, perché mentre gli altri, quelli riempiti a macchina, sono tutti quanti standard, uguali l'uno all'altro, questi hanno tutti quanti una differente trama fatta di bolle, bombature, e qua in mezzo c'è questa piccola fialetta in metallo con all'interno un micro pennello che però si trasforma in un macro pennello. Eccolo qua, guarda che bello! No, questo è geniale, non l'avevo mai vista una cosa del genere. Vi leggo solo velocemente un estratto dalla nostra filosofia. Selezioniamo i migliori pigmenti da tre regni di natura con una predilezione per il minerale, il regno più antico, e anche quello che garantisce un'incomparabile stabilità alla luce. Selezioniamo e purifichiamo le migliori terre che le civiltà umane usano da millenni e ricerchiamo i più avanzati e performanti pigmenti minerali degli ultimi decenni. Per gli appassionati della tradizione prepariamo noi stessi le lacche storiche di origine vegetale ed animale da mettere nei nostri colori, le cui caratteristiche non più comuni riportano ad immergersi in secoli passati. Grazie veramente tantissimo per questo regalo, stupendo, non vedo l'ora di provarlo. Ad ora abbiamo collezionato una matita, un taccuino e degli acquerelli. Non dico altro. Ora si passa alla parte non made in Italy di questo unboxing. Vi dico, da qualche parte bisogna cominciare quando si hanno dei buoni propositi. Ho cominciato bene, adesso continuiamo, speriamo altrettanto bene. Questo è un astuccio che ho comprato su un sito completamente sperduto cinese e l'ho preso perché mi sembrava avesse una logica carina di funzionamento. Il funzionamento è più intuitivo di quello che sembra. In pratica si tratta di un astuccio lungo così, che poi tu lo apri e lo abbassi ed escono fuori le tue penne. Ad esempio io ci metto dentro queste penne qua e così diventa un normale portapenne che posso tenere sul tavolo, posso prendere la mia penna, scrivere, rimetterla dentro. Poi lo voglio chiudere, faccio così e chiudo. Non starà mai in piedi se continuo a fare lo stesso identico movimento ogni volta, che dite? Quindi di nuovo riviviamo questa esperienza, lo appoggio, lo apro, abbasso. Oh, un pratico portapenne, e scrivo. Beh, però il funzionamento è carino, è solo che non sta in piedi. Ok, questo pure ha il suo loghetto simpatico, Your Inkbox is here. Questa cosa io ce l'ho in casa da aprile e non l'ho ancora aperta. Stavo aspettando il momento propizio eccola qua. L'ho trovata su un sito, appunto, Inkbox. Non so neanche come ci sia finita su questo sito. E mi soffermerei un secondo su questa pochette con questi colori cangianti che sono... Oddio! Vediamo cosa ci c'era fuori da qua. Shading ink. Vediamo se vi suggerisce qualcosa. Qui abbiamo un transfer paper. E poi freehand ink small. Un skin safe pen.
tip kit e degli simpatici adesivi. Allora, questo Inkbox, cercherò di scavare nei meandri della mia memoria per ricordarmi perché l'ho preso, è una sorta di kit per fare dei tatuaggi fatti in casa, semipermanenti, ma tipo semipermanenti significa dovrebbero durare un mese. Giuro non so come funziona, l'ho preso mesi fa e l'ho lasciato là. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ci sono dei guanti da tatuatore, quelli in lattice neri, puntina di metallo, boccetta di inchiostro. Credo dal tatto che qui dentro ci sia altro inchiostro. E qui c'è una mini guida su come si usa questo inchiostro. Che carino! Potrei farci un video su questa cosa, è simpatico. Non voglio anticipare troppo, dai, rimetto tutto dentro e poi magari ce lo vediamo più avanti, questa cosa del fare tatuaggio. E voilà! Non sapete che peso mi sono tolta con questo fatto che sta da aprile dentro casa sta scatola e finalmente sta acquisendo un senso. Spero che l'inchiostro non vada male, perché in caso quel video non uscirà mai. Oh, questa non c'è neanche bisogno delle forbici. Allora, questo pacco contiene due penne. Purtroppo la più grande sfortuna che può capitarti se ti piacciono le penne è trovare un altro amico a cui piacciono le penne. Purtroppo queste penne piacevano ad un mio amico e quindi me le ha linkate e quindi le ho volute comprare. Sciagura a me. Sono di questa marca, Lamy, l'ho sentita nominare spesso nell'ambito delle penne. Questa è una penna stilografica e questa è una penna sfera. Allora, vediamo la prima. Questa è piccolissima. Oh, ma che bellina! Guarda! C'è una piccola placchettina qui con scritto Lamy e poi... Oh no, aspetta, ma è geniale questa cosa, diventa molto più lunga! Poi, aspetta, rivediamo questa cosa che non ci credo neanch'io. Ok, avete visto? Aveva ragione quel mio amico. Cavolo, non mi piace dare ragione alle persone, mannaggia, dopo che l'ho insultato perché mi ha linkato queste penne, costringendomi a comprarle poi. Ma è straordinaria, non si capiva minimamente che funzionasse così questa penna, ma io la sto amando. Questo entusiasmo così a caso sulle penne, ragazzi. Spero che qualcuno riesca a empatizzare con me, perché sennò sembrerò soltanto una pazza. Vediamo l'altra. Secondo me l'altra è un po' più standard, un po' più normale. Lamy Joy, vediamo. E questa è una penna stilografica, abbastanza normale, mi pare di capire. Cioè, carina. E sul tappo c'è questa enorme mollettona rossa, che ci sta, è bella. E qui invece abbiamo una punta piatta. Però si impugna bene, perché ha una sorta di impugnatura assistita. Avevo dato molte più chance a questa penna qua, mi sembrava più intrigante. Ma devo dire che dopo aver visto questa, l'altra ha perso totalmente il suo fascino. Rivediamo di nuovo questo processo di scompattamento della penna. Lamy, interessante marca per penne, nel caso volesse saperlo, adesso lo sappiamo. Ok, beh, resta un solo pacco, che è il più grande, e per questo quello che mi fa più paura. Chissà cosa ci sarà all'interno. Questo simpatico pacco rosa. Indovinate un po', anche il contenuto è rosa. Ma che bello! Questo pacco viene da Stationery Pal, che sono proprio coloro che in questi mesi non hanno fatto altro che scrivermi: ti possiamo mandare delle cose? Ti possiamo mandare delle cose? E quindi, eccoci qua. Ma guardate un po', c'è dell'imballaggio rosa, ma chi l'avrebbe mai detto? E dei coriandoli, delle decorazioni. Vediamo se dentro ci sono altre cose. Vabbè. Alcune cose le ho un attimo aperte, categorizzate, perché sennò non ce la facevo, c'è veramente troppa roba in questa scatola. Quindi cominciamo con tutta questa roba qua. Tutta questa roba qua sono adesivi che io non ho preso per me stessa, ma per un'altra persona. Io ho un sacco di amici appassionati di cancelleria, ok? Quindi, quando vi ho detto che non sapevo come fare a riempire una scatola di cancelleria, perché alla fine a me le cose che servono non sono così tante, mi è venuta in aiuto ovviamente un'amica che ha preso, giusto per renderci conto, abbiamo degli adesivi con la data. Questo è una piastra di plastica, non so cosa sia. Adesivi con cibo, adesivi con bibite, adesivi fitness, adesivi spazio, adesivi musicali, adesivi lifestyle, adesivi piante, adesivi giorno dell'anno, adesivi cibo, adesivi testo, adesivi unicorni, adesivi Van Gogh, adesivi lettere, adesivi neri a forma di gatto, adesivi con il giorno dell'anno. C'hai 40 anni. Cosa ci fai con tutti questi adesivi? Poi abbiamo una scatola, questa ovviamente è opera mia, Faber-Castell, che poi non so se si dice Faber-Castell, Faber-Castell, non lo so, me l'avete fatto notare che io sbaglio pronuncia, ma il problema è che non mi ricordo neanche io come lo pronuncio. Questi sono molto belli, sono molto utili, guardate che bella confezione rossa, molto molto carina, e guardate all'interno quanti ce ne sono. Beh, ovviamente, come dicevo prima, quando una cosa è fatta a livello industriale si vede, perché questi sono tutti uguali l'uno all'altro, non c'è la minima imperfezione.
comunque non che questa sia una cosa negativa, era per rimarcare la differenza che a occhio nudo si nota molto. E poi è bello che ci sia molto spazio dove mescolare il colore qua, e poi c'è anche il solito pennello conservatoio, credo. Poi abbiamo degli astucci, ce n'erano vari, ognuno dei quali aveva una sua peculiarità, quindi volevo provarli. Il primo è questo grigio, che è rettangolare, ma se aperto si può, ecco, afflosciare per garantirti un accesso più facile alle penne contenute al suo interno, e quello grigio l'abbiamo visto. Poi abbiamo quello giallo, che è simpatico perché ha un duplice accesso dall'alto, così, così puoi guardare cosa c'è all'interno, e laterale, ecco, lo puoi anche indossare come uno spallaccio ed è molto comodo perché poi puoi sfoderare una penna tipo così, ecco fatto, e poi puoi scrivere. E poi quest'ultimo è più strano e particolare, però secondo me meritava un suo piccolo spazio in questo video, perché supponendo di avere un'agenda come ad esempio questa, tu lo metti così con la sua fascetta elastica sulla tua agenda o sul tuo blocco, e così puoi contenere un numero di penne. Non proverei a metterne più di 3, mi sembrano già sufficienti. Voilà! Guarda che carino, così comodo, non cade, non si sfila. Quindi gli astucci li abbiamo visti, possiamo metterli da parte. Queste sono utilissime, ne abbiamo sempre troppo poche rispetto alla loro comodità. Sono delle mollette che si usano per fissare i disegni. In realtà sono estremamente versatili, puoi usarli sia per i blocchi di fogli che per tenere la carta ben tesa, se stiamo parlando magari di uno sketchbook, se vuoi acquarellarlo così. Erano super comodi, quindi ne ho presi un po'. Poi un'altra cosa che in questo studio si perde sempre sono le gomme, così ne ho prese un po', tutte quante della Tombow, così una bianca e una nera, di forme tradizionali anche se una è un po' più compatta. E poi ho preso anche due gomme a forma di penna con due punte differenti, una a punta quadrata, l'altra a punta tonda. Queste sono sicuramente perfette per fare dei dettagli. Questi prodotti qua della Tombow sono davvero fatti molto bene, sono bei prodotti, belli solidi. Poi abbiamo un righello che diventa molto più lungo, guarda che cosa stilosissima. Poi questo è metallico, quindi fa anche questo bellissimo suono. Washi tape, questi non sono miei, sono sempre di Virginia. Ringraziamo Virginia per aver riempito questa scatola di cose per le sue agendine. Dunque, una cosa che manca sempre in questa stanza sono i portamine, perché tutti abbiamo dei portamine uguali che si perdono. Poi qualcuno arriva e dice: no, ma questo è mio, no, ma quello è mio. Allora io cosa ho fatto? Ho comprato dei portamine tutti diversi, tutti di colori diversi, così nessuno mi seccherà più cercando il mio portamine che improvvisamente diventa quello di qualcun altro per nessun motivo al mondo. Ne ho presi diversi di questo modello, che si chiama Advance, sono di plastica. Questa cosa mi delude leggermente perché sembravano metallici, hanno questa bella punta molto molto stilosa. E poi quest'altro sempre della Tombow, questo è bello pesantuccio. Oh, che cosa carina, vedete che se giro qua esce la gomma e la punta si tira fuori così. Eccola qua. Ci sono tre penne uguali, sono delle penne a sfera, però sono molto sobrie, devo dire. Prima di oggi non ho mai posseduto delle penne a sfera, era giunto anche per me il mio momento. Una per me, una per Riccardo, una per Kama. Poi ho preso questo set, penne con due punte. Questa era veramente una delle cose più strane che ho trovato. La volevo soltanto per il gusto di averla. Da vicino questa punta ha due punte, quindi questa penna scrive un tratto doppio, come tutte le penne di questa confezione. Che cosa strana, guarda sulla mia pelle. Poi qui ci sono una serie di penne, vi confesso, a parte questa con un cuore che poteva essere solo di Virginia, che tutte le altre sono puramente penne utili, tratto pen, Tombow marker, Sakura pen, penna gel bianca, e ci sono anche due Fude pen, una blu e una vinaccia, acquerelli, e infine ultimo pacchetto, questo ci tenevano un sacco quelli di Stationery qua da mandarmelo, è il loro box speciale Black Friday a tema colori, e io mi sono presa il colore verde. C'è tutto un intero set di cancelleria monocromatica. È veramente piacevole vedere tutto così verde. Per gli occhi è una goduria. Matite sbucciabili, washi tape. Questa è un'altra pinzetta, un'altra Fude pen, evidenziatore. Beh, ragazzi, che dire? Io ringrazio innanzitutto i ragazzi di Stationery poi che mi hanno mandato tutta questa roba. Però temo il giorno in cui decideranno di mandarmi un altro pacco, perché già adesso ne ho troppa, quindi oddio. Visto che me l'hanno mandato in occasione del Black Friday, io vi rimando anche al loro sito web, nel quale potete trovare le loro promozioni e le loro cosette. Ma in generale ringrazio tutti coloro che si sono interessati a questo unboxing, che mi hanno mandato un po' di cosette da mostrarvi, e spero che alcune di queste possano essere un po' da spunto per voi per fare dei regali di Natale diversi, magari un po' più improntati sulla tradizione, sul fatto a mano, anche perché interessandoci così al Made in Italy con un piccolo gesto possiamo aiutare tantissime aziende che a seguito di quello che è successo quest'anno probabilmente non stanno passando un grandissimo periodo, e se decidiamo di affidarci a loro per i nostri regali di Natale, per esempio, è un po' come fare un doppio regalo, sia alla persona che riceve il regalo sia a coloro che si mettono in gioco
e ci tengono a produrre dei prodotti di buona qualità, perché il loro impegno e la loro cura dei dettagli poi è una cosa che viene riconosciuta anche da fuori ed è molto bello quando succede. Quindi spero che questo sia il primo di tanti unboxing made in Italia e non solo. Se per caso questo unboxing vi fosse stato da spunto e volete mandarmi una mail a riguardo, perché magari volete partecipare ad altri di questi unboxing, vi dico solo: andateci pianissimo, già ho un problema a rispondere alle mail e non posso garantire che riuscirò a rispondere a tutti coloro che mi scriveranno, ma magari quando arriverà il momento di organizzare qualcos'altro tra tot tempo, cosa che ancora non ho definito, sarò io stessa magari a rispondervi, a dirvi ehi, organizziamo, facciamo, eccetera. La vedo così. Sento già che me ne pentirò, perché già adesso faccio fatica a rispondere alle mail, figurati dopo un appello di questo tipo. Oddio! Ragazzi, portate pazienza con me, sono una rana maldestra quando si tratta di organizzarsi. Per il resto, io vi mando un saluto, un abbraccio, un buffetto affettuoso e ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente uno dei soliti video di disegno, un po' più normale, un po' meno unboxing, spacchettamento. Un abbraccione, ciao ciao!